Questo robot è una polizia. Dice please wear face mask. Let you go. But have you really gone? Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video, bentornati a Dubai. Oggi ci troviamo all'Expo 2020 di Dubai perché l'andremo ad esplorare. Prima di cominciare però volevo dirvi che cos'è l'Expo. Expo sta per Esposizione Universale e si tiene ogni 5 anni. L'ultima Expo è stata a Milano nel 2015 e Expo di Dubai doveva tenersi nel 2020, ma per ovvie ragioni è stata spostata di un anno, appunto nel 2021, ma si chiama comunque Expo 2020, stessa cosa che è successa per le Olimpiadi. Per arrivare qua in realtà è stato molto semplice, perché basta prendere la linea rossa della metropolitana in direzione Expo 2020, che sarà il vostro capolinea, perché hanno creato una linea apposta per portarvi direttamente all'Expo. E quindi ora direi che possiamo iniziare la nostra esplorazione. È gigante, sappiate che noi abbiamo solo un giorno per visitarlo, quindi non credo riusciremo a visitarlo tutto, anche se in realtà Expo apre alle 9 e chiude a mezzanotte, quindi abbiamo tantissimo tempo per visitarlo, ma la metro secondo me chiude prima di mezzanotte. Non lo so. Non lo so, non ci abbiamo guardato. Vabbè, comunque per star sicuri noi usciremo prima di mezzanotte. Quindi il primo padiglione che andremo a visitare sarà sicuramente questo qua degli Emirati Arabi. Però vedete che è veramente gigante. Là in alto, dietro l'ingresso, c'è terra. Qui c'è acqua. Qui c'è altre cose. Troppa, troppa roba. Tra l'altro, prima di entrare ci hanno controllato il biglietto, ovviamente, e la vaccinazione. Oh, finalmente in una zona di ombra, perché oggi c'è un sole che è incredibile, non si riesce a tenere gli occhi aperti. Questa è la prima Expo della mia vita, quindi sarò molto probabilmente un inesperto, però sono pronto a farmi stupire da questa meravigliosa Expo di Dubai. Entrate nel padiglione degli Emirati, ci hanno dato un numero che è come tipo il numero della COP, no? Quando lo chiamano tu devi entrare nel padiglione a vedere lo spettacolo che c'è dentro, e ci sono vari spettacoli se non ho capito male. Noi adesso entriamo per vedere lo spettacolo Oasi, una roba del genere. Nel frattempo ci si può rilassare in questi divanetti e guardare all'interno di questi totem, perché ci sono cose da scoprire. Ah, sono comodissimi sti divanetti. Ovviamente noi i padiglioni che ci interessano di più, almeno a me, sono l'Italia, gli Stati Uniti, forse il Giappone. Sono tutti qua, Italia, Giappone e Stati Uniti. Tutti di là in quello viola. Pronto a entrare al gelo? No. Questa è sabbia vera. Here you will see how was the Bedouin people living before New Year. Cioè praticamente questo è quello che ti... come vivevano prima. È sabbia, è sabbia. Ho paura di... Basta, sfondo. Basta, che sennò la rovini, brava. Ma fa! Ma dai! Ma anche io? Ma va, abbiamo due colori diversi! Forse loro hanno dei colori diversi. Ma va! 50 anni fa questo era solo un sogno. Infatti non so se avete visto, fuori dall'Expo e in giro per tutti gli Emirati Arabi c'è un 50, che non è il 50esimo di Walt Disney World, però ci assomiglia molto il 50, a dire la verità. Ma è il 50esimo degli Emirati Arabi. Cioè loro sono riusciti a tirar su tutto quello che sono adesso in 50 anni. Questi schermi sono assurdi. Praticamente, se adesso non vedete niente, ma se ci passate davanti, riuscite a vedere l'immagine che si forma. Guarda che figata! E tu camminando vedi tutta l'immagine che c'è nello schermo. Adesso si passa in un corridoio che si chiama Generation, e dopodiché dovrebbe esserci un film, se non ho capito male. Molto probabilmente non si potrà filmare. Oh.
Abbiamo finito l'esperienza del cinema, devo dire molto carino. Questo era lo spettacolo che varia a seconda di quando entri. La cosa più carina del cinema è che è un cinema ascensore. Tu parti a vedere il video del piano terra e finisci di vederlo al primo piano. E qui finisce il padiglione degli Emirati Arabi. Gigante e bellissimo, non vedo l'ora di vedere anche gli altri. Questa macchina, tra l'altro, l'abbiamo vista. Dove l'avevamo vista? Davanti a Yas Waterworld. Questa macchina non è la macchina di Google Maps, ma è un taxi senza autista, un taxi che guida da solo. Tu metti la location in cui vuoi andare e lui ti porta dove vuoi senza autista. Adesso direzione altri padiglioni. Ci sono anche carabinieri, ma dai. Ah, comunque noi che siamo italiani ci ha dato la precedenza. Ok. Immagino che quelli della nazionalità e del proprio padiglione abbiano la precedenza. Bello. Now we are under the hall of the first boat. Ok, siamo nel padiglione italiano ed è una visita guidata. La ragazza che parla in realtà è italiana, però ovviamente noi lo stiamo facendo in inglese adesso perché la maggior parte della gente non parla italiano. Il tetto di questo padiglione sono praticamente delle barche rovesciate per simboleggiare il nostro popolo tipo di viaggiatori. E sono barche ovviamente colorate con i nostri colori della bandiera. Tra l'altro questo è un padiglione senza aria condizionata perché la guida ci ha detto che è tutto costituito da corde nautiche, sempre per la ragione dei viaggi nel mare, da 70 km di corde nautiche, grazie alle quali non c'è bisogno dell'aria condizionata. È un po' caldo, ma non caldissimo, quindi il sistema delle corde che tipo intrappola l'aria, la fa entrare, la fa uscire, funziona. Quest'acqua la vedete così verde perché è una coltivazione di spirulina, un superfood, una di quelle cose che fa veramente super bene. E ha detto che noi la coltiviamo in Sardegna. Sì, non lo sapevo. Neanch'io lo sapevo. Spettacolo. Questa sorta di cappella è decorata con 2 milioni e passa di pezzi di vetro di Murano. C'era un'orchestra interattiva che tu potevi dirigere con una bacchetta e a seconda di come muovevi la bacchetta l'orchestra reagiva. Ed è divertentissimo secondo me perché ci sono anche i membri dell'orchestra che ti fanno le facce se tu dirigi male. Poi puoi modificare anche l'andatura della melodia. Questo strabello è una galleria decorata di pannelli fonoassorbenti. Non vorresti dei pannelli fonoassorbenti in casa? Guarda, intorno a me li sì. Dei pannelli fonoassorbenti intorno, una cappella di pannelli che mi segue. E qua quindi finisce il nostro tour all'interno dell'Italia. Un padiglione completamente green. Ma non c'è per niente fila negli Stati Uniti. Sarò fatto strano, ma io mi sento più a casa qua che in Italia. Degli Stati Uniti finisce con un razzo della SpaceX di Elon Musk. Io ve l'ho detto, sarò strano, ma io mi sento più a casa in America che in Italia, non so per quale motivo, però è così. Carino, carino, è un walkthrough attraverso un tapirulan che ti porta attraverso la storia degli Stati Uniti. Ma c'è un torneo di scacchi. Deve essere bello giocare a scacchi in pieno sole.
Ora siamo in attesa che ci facciano entrare al padiglione del Kazakistan. Dopodiché io direi di andare a mangiare, perché mi sta salendo un certo languorino. Cercavo qualcosa di fresco, tipo un'insalata, quindi probabilmente mangeremo una roba del genere. Però adesso sono veramente curioso di vedere cosa ha il Kazakistan da offrire. All the people you have seen today, all the people you have ever met, everyone in history, billions of human beings, we are all connected. Molto strano questo padiglione, molto bello. Ci sono delle aree in cui dei ragazzi ti illustrano la cultura e la storia del Kazakistan. Devo dire che comunque l'Expo mi sta piacendo veramente tanto e non vedo l'ora di scoprire anche altri paesi. Questa cosa è un muro di specchi che segue i tuoi movimenti. Se non c'è nessuno davanti si chiude, infatti adesso si sta chiudendo. E se tu gli passi davanti, tipo se io adesso passo qua, guarda, la signora passa davanti e si apre. Che figata. Humanity is on the verge of a great change. How we imagine our future today is the key to creating a better tomorrow. Between human intelligence and AI, we can help solve some of humanity's greatest challenges. Achieve a harmonious symbiosis between mankind and planet Earth. Molto bello e anche interessante il padiglione del Kazakistan. Molto bello lo show finale, che racconta la storia e mostra come potrebbe, come dovrebbe essere un futuro verso l'unione tra uomo e macchina per la salvaguardia del pianeta. Tra l'altro abbiamo visto della gente, dei bambini più che altro con dei passaporti, stile quelli che ci hanno dato Warner Bros. Londra o quelli anche che si trovano ad Epcot, con i quali voi entrate nei padiglioni, vi fate timbrare i padiglioni in cui siete stati. Bene, ci siamo seduti in questo ristorante nel padiglione della Terra. Se volete guardare il menù, eccovi. Il menù, in realtà non abbiamo ordinato tanta roba, ma solamente del pane da intuppare in una salsa. Le robe alcoliche è ovvio che costano, abbiamo preso due corona e abbiamo speso 22 euro tipo solo per le corona. Quindi abbiamo deciso di andarci calmi col pranzo, per ora prendere semplicemente dei crostini di pane, che in realtà sono dei tipo dei pezzi di piadina secondo me, da immergere in una salsa di aglio, limone e chili. Secondo me è buona. Ha un aspetto ottimo. Buono. Okay, abbiamo finito adesso il pranzo in questo ristorante, abbiamo speso circa 20 euro a testa con una corona e un piatto di pane con dell'hummus tipo da intupparci dentro. Ma che cos'è questa roba? È un robottino che pulisce? No, buonasera. Informazioni. Va via. Ma io volevo chiedere un'informazione. Qualcuno l'ha chiamato forse. Scusi. Please follow me. Mi ha detto di seguirlo. Dove stiamo andando? Tu praticamente gli dici dove vuoi andare e lui ti porta. E lui gli dice seguimi che ti ci porto io. Bello da Dio. Va bene, grazie. Comunque adesso dobbiamo andare in un altro posto. Grazie. Arrivederci. Tra i padiglioni assolutamente da vedere c'è anche quello della Terra, che è quello dove abbiamo mangiato, e essendo già qua io direi di andarlo a vedere. Ma ci sono un sacco di giochi. Sei pronto? Vai. Ma non è vero. E la Madonna, ma fino su. Ma è impossibile. Vabbè, ho perso, basta. Oh, oh. Ah. Siamo nelle profondità dell'oceano.
possiamo respirare come quella volta in cui siamo andati nella piscina più profonda del mondo. Tra parentesi, se non avete visto il video della piscina più profonda del mondo, mi raccomando andatevelo a vedere, perché si trova sempre qui a Dubai ed è stata una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto nella mia vita. Quella piscina è profonda 60 metri ed è veramente una roba pazzesca, andatelo a vedere. Adesso siamo in un posto dove c'è tutta la plastica che va negli oceani ogni giorno. Però devo dire che quella parte qua, non so perché, mi ricorda tanto Gotham. Preferisci salvare un animale grande o 100 animali piccoli? Questo. Un animale grande? Stai salvando un elefante dalle fiamme? Ce ne sono un sacco di queste postazioni a risposta multipla e a fine tour, diciamo, hai una sorta di scoreboard per vedere la media delle risposte che sono state date. Abbiamo visto il padiglione della terra e c'erano due percorsi da fare, quello dell'oceano e quello della terra. Abbiamo deciso di fare quello dell'oceano e devo dire che era molto bello. Poco da dire in realtà, ma tanto da vedere. Questo robot è una polizia. Dice please wear face mask. Ce l'ho la face mask, ce l'ho. Ora andiamo a fare quello dell'Olanda. Hello. Hello, good afternoon. Ecco, lo sapevo, ci si bagna qua dentro. Questo padiglione è molto figo, già da fuori. Tra l'altro Singapore è una delle mete che secondo me prima o poi nella vita... Ma porco! Allora. Ma basta! Prima o poi nella vita va visto. Abbiamo fatto il padiglione di Singapore e sinceramente una volta visto fuori secondo me non vale la pena entrare per vederlo dentro. Ci sono tipo tre montagne di piantine, tutte piantate su dei coni. Sicuramente non è tra i migliori che ci sono qui ad Expo. Non c'è nessuno in fila nel padiglione della Cina, quindi direi di andarlo a vedere. Wow! Siediti sulle Mentos, presto! C'è anche il bullet train che c'è in Cina, che ha detto che trasporta, anziché un treno normale lo farebbe in 14 ore, quello lo fa in 3 ore e mezza, 4. Sarebbe male averlo in Italia, eh? È un palazzo di specchi che riflette il simbolo della Svizzera che è sul pavimento e lo riflette sul palazzo. Che è il padiglione della Svizzera, tanta tanta roba, molto molto bello, però non abbiamo così tanto tempo da stare in coda. Questa bestia che non so come faccia a stare su è il padiglione dell'Arabia Saudita, che dicono che sia uno dei migliori, quindi perché non andarlo a vedere intanto che sta passando di nuovo la parata, così sono tutti distratti. Direi già che come ingresso è una gran figata, bellissimo. Occhio che qua ci si bagna, eh.
Ok, questo è probabilmente già dall'ingresso e da questa roba qua il mio preferito per ora, che abbiamo visitato ovviamente. Questo è quello che l'Arabia Saudita vorrebbe nel suo futuro. Questo pavimento è interattivo, si muove insieme a noi. Ok, questo padiglione mi ha stupito, bello bello. Ah, mi ha ringraziato. Wow, si può andare anche coi piedi nell'acqua. Ma dove vanno quei bambini là? Sono pazzi. Molto rilassante questa zona. C'è anche un punto d'osservazione là in fondo, molto molto bello, perché è la classica torre d'osservazione che si trova nei parchi divertimento, che ti fa vedere i parchi dall'alto. Però sopra c'è anche tipo un giardino. Un robottino mascotte che interagisce con voi. Ero interessato a vedere il padiglione della mobilità perché credo che sia uno dei più grossi, infatti ha il nome di una delle mascotte dell'Epcot. Sì, ciao. Dell'Expo. Dovrebbe essere Azilf o Azif, una roba del genere. Comunque, quella blu. Non vi nascondo che in questo momento ad Expo mi sento effettivamente proiettato verso il futuro. E spero che ci assomigli tanto. Siamo finalmente arrivati all'edificio Mobility, che è veramente imponente. Cosa stiamo andando a vedere? Siamo appena saliti al level 4 dell'edificio. Questo è vivo. Giuro che sembra assolutamente vivo. È mega creepy. Si capisce che non è vivo solo perché è gigante. Però giuro che sembra vivo. Porca puzzetta vacca. Ok, ma che roba è? Soprattutto dove hanno trovato dei vestiti così grandi? Non oso immaginare quanto ci abbiano messo a fare delle sculture del genere. Tra l'altro non sono neanche fatte a metà, ma sono total body. Scusatemi, ma sono veramente impressionato da queste strutture. È assurdo. Che abbiamo visto adesso sono un punto di arrivo, perché non è possibile fare delle statue migliori di queste. Bello.
bello, molto bello. Un padiglione che parla dei trasporti nel futuro e come nel futuro potremmo anche andare, si spera, su Marte. Sicuramente uno dei miei preferiti, anzi il mio preferito. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se in realtà abbiamo visto probabilmente un quarto, se non meno, dell'Expo di Dubai. Però veramente noi eravamo troppo tirati, non era addirittura neanche calcolato di andare a vedere l'Expo. Adesso abbiamo altro da fare, quindi noi dobbiamo scappare. Io comunque, come ho detto prima, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per vedere altri contenuti da Dubai. Io come sempre vi do l'appuntamento alla settimana prossima. Ciao.